E siamo pronti per una nuova sfida in palestra dopo due parti dove praticamente abbiamo fatto solo roba inerente alla trama. Abbiamo un nuovo membro del team che è il nostro carissimo Madball, che guarda in basso. Wow, non ci caga moltissimo adesso, eh? Comunque adesso dovremo fare il grinding con lui, quindi sarà un'altra sfida, dato che praticamente Flamingo ha finito nella scorsa parte, raggiungendo il livello degli altri. Comunque lui è al 23, non è al 5, come lo era Flamingo, quindi sarà più facile. Basta che salga di una decina di livelli e siamo a posto. Palestra di Mogania, con Palestra Alfredo, il maestro del duro inverno. Allora, qui praticamente c'è lo stesso meccanismo della via gelata, che non abbiamo ancora fatto, tra l'altro. Dobbiamo spostarci su questa pavimentazione ghiacciata, quindi non vedo cosa ci sia di tanto difficile. Iniziamo a fare gli allenatori, ovviamente switcheremo in favore di Sinereo, che sarà il protagonista indiscusso di questa palestra. Senza neanche che ve lo dico. A parte per quanto riguarda Piloswag. No, sì, a Piloswag, giusto. Per Piloswag metterò Poliswag. Perché Piloswag è anche di tipo terra, quindi basta un surf e Piloswag ci saluta. Livello 34 per Sinereo. E ok. Ah, giusto, qui. Ah. Ok, ripossiamo mettere Madball tranquillamente. 25-23, dai, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare alla grande. Dewgong, lasciamo Madball. Che scintilla, che comunque è già una mossa abbastanza decente, quindi dai, livello 24. Lasciamo sempre Madball. Perfetto. Scintilla. Praticamente tutti d'acqua adesso sono. Quando c'è, hanno il doppio tipo acqua, quindi posso cavarmela tranquillamente con Madball. Livello 25, sta salendo alla grande. Usiamo scintilla. Ah! Cacchio! Non voglio che vada KO. Cloyster! Qui però devo usare necessariamente una super pozione. Porca miseria, però sei un maledetto. Dai, che ce la facciamo? Dai, ok. E Madball zitto zitto si è già fatto tre livelli. Wow. Allora, raggio scossa è buona perché può aumentare l'attacco speciale. Quindi io per adesso forse la metterei, volendo, sì, al posto di Stridio che tanto non serve. Benissimo, direi di uscire un attimino dalla palestra perché voglio andarmi a curare, dato che ho pochi strumenti e vorrei tenermeli, quelli che ho. Ok, ci curiamo. E possiamo andare? Partirò la sfida sempre con Madball per evitare di incappare in Pokémon di tipo acqua di prima, perché non mi ricordo con cosa parte. Mi ricordo solo che il suo Pokémon più forte è Piloswine. Quindi per evitare rotture di scatole andremo con Madball di prima. Adesso qui devo ricordarmi un attimino come si faceva. Non dovrebbe essere molto difficile. No, assolutamente no. Aspettate un attimo. Come si faceva? Ok, perfetto. I Pokémon fanno esperienze diverse nella vita, proprio come noi. Anch'io nella mia esistenza ho visto e sofferto molto. Visto che sono più anziano, ti mostro cosa intendo. Vivo con i Pokémon da quando tu non eri neppure al mondo. Non perdo tanto facilmente. Io, Alfredo, allenatore dell'inverno, ti mostrerò la mia potenza. E partiamo con la sfida contro Alfredo.
Come immaginavo, parte con un Pokémon di tipo acqua di prima, quindi vai con Scintilla. Che taglia abbastanza, anche se sono di 4 livelli sotto e paralizza. Oh mio Dio, Madball, ti dovevo chiamare Axball, perché mi stai facendo axare come un maialino, come un Piloswine. Infatti lui è ancora paralizzato, ma adesso si curerà sicuramente, appunto, quindi... Ok. Comunque non stiamo avendo alcun problema, fortunatamente, quindi bye Madball. Già che mi metti KO un Pokémon di livello 30, sei un figo. Ok, con questo dovrei mandarlo KO, dai. No! Cavolo, ho resistito. Riposo! Ah! Questa sarà difficile. si toglie anche la paralisi, però adesso sta dormendo, quindi se non si sveglia subito dovrei avere la vittoria in pugno contro questo Seal. Vai, dormi ancora due volte, per favore, due turni. Se facevo brutto colpo era una figata, ma purtroppo non è così, vai. E andiamo a battere il primo Pokémon, perfetto. Senza neanche riportare troppi danni abbiamo subito 8, 9, 10, 11 punti salute. Perfetto. Ok, la prossima scelta sarà Pyroswine, quindi è subito il momento di cambiare. Mettiamo Poliswag. Per fortuna che avevo detto che Cinereo sarebbe stato il protagonista, eh. Wow. Non lo sto usando per niente in questa palestra. Allora, utilizziamo Surf, che è super efficace. Ovviamente sapevo che non bastava, però comunque gli ha fatto abbastanza, quindi sono soddisfatto. Adesso, facendogli un altro surf, dovrebbe andare a vita gialla, il che gli potrebbe consentire tranquillamente di farlo fuori senza che usi un altro strumento curativo. Almeno si spera. Invece faccio brutto colpo, meglio così. Meglio così, wow, sto axando alla grande. Prima la paralisi, poi lui che non attacca per tutte le paralisi che gli ho fatto non attacca, nemmeno una volta. E adesso gli faccio il brutto colpo quando mi serve, perfetto. Adesso manderà Dewgong, qui cambiamo Pokémon e rimettiamo di nuovo Madball. Praticamente non sto usando Cinereo per niente. Ottimo così. Usiamo Scintilla. Raggio Aurora. Questo è stab, quindi penso ci farà un pochino. Forse pure troppo. Va bene Madball, hai fatto del tuo meglio. Adesso è il momento di rientrare. Io vorrei mettere Cinereo. Io ci uso Geloscheggia, che attacca sempre per primo. Vorrei comunque provare ad andare con lo stab di ruota fuoco. Odio le animazioni, veramente. Ok, gli fa abbastanza, vai. Lui dorme, giustamente. Porca miseria, smettila di dormire! Oh mio Dio! Ok, basta, qui bisogna cambiare Pokémon subito. Allora, cosa usiamo? Corpo scontro. Oh mio Dio! Adesso ti frego. No! No! Devo usare ipnosi! Sei un maledetto, sai. Oh mio Dio. Oh, finalmente. Se non avessi velocizzato sarei arrivato alle 7 di domani mattina.
Cioè, è stato più difficile di Yugong che non Pyrosman. Ma va bene. La tua forza mi ha colpito, la tua volontà ti farà superare ogni ostacolo della vita. Meriti la medaglia della palestra. E riceviamo la medaglia gelo da Alfredo. Perfetto. E adesso quante ne abbiamo? 7? Ne manca solamente una, quella di Sandra, a Debanopoli. E abbiamo ricevuto anche l'MT di Grandine, perfetto. Adesso usciamo da questa palestra, velocemente, perché mi ha già snervato abbastanza. Mio Dio, quel cavolo di riposo. E questa volta il telefono non è nostra mamma, non è Gennaro Bullo, ma è il professor M. Che ci dice, Dlarz, come te la passi? Sta succedendo qualcosa di strano nelle trasmissioni radio. Parlano del Team Rocket. Dlarz, tu hai sentito qualcosa? Forse il Team Rocket è tornato. No, non ci credo, non può essere vero. Scusa per il disturbo, volevo solo avvertirti. Purtroppo mi sa che hai ragione. Quindi adesso ci toccherà volare nella direzione di Fiordolopoli. Quindi usiamo volo e dirigiamoci di nuovo a Fiordolopoli. Ok, eccoci qua. Adesso ci andiamo a curare. E poi devo fare una cosa. Prima di tutto devo andare a ritirare la roba di nostra madre, che sennò ci continua ad assillare. Dopodiché devo fare un po' di scorta di strumenti, perché adesso inizierà, diciamo, una parte difficile del gioco, che sarebbe appunto il Team Rocket alla torre radio di Fiordolopoli. Quindi sarà un po' lunga come cosa. Quindi ok, Bacca Pasflo, Bacca Rosmel, Bacca Citrus, iperpozione. E non ha più nulla. Ok, facciamo compere. Allora, le pozioni ne compriamo una, perché possono servire se hanno pochi punti di danno. Poi compriamo 13 super pozioni, perché ne ho 2, così ne avrò 15. Iperpozioni pure ne compro 12, perché ne ho 3, quindi 12. Poi le pozioni max, boh, ne prendo 2, tanto ne abbiamo una, così andiamo a 3. Revitalizzanti ne ho 3, quindi ne prendo 7. Antidoti ne ho 2, quindi ne prendo 3, così ne ho 5. Antiparalisi ne prendo 3, perché ne ho già 2. Antiscottatura ne ho 5, quindi ok. Sveglie ne ho 3, quindi ne prendo 2. Antigelo ne ho già 5. Cura totale ne ho 7, quindi ne prendo altre 3. Sì, io sono un maniaco dei numeri tondi, mamma mia, veramente. Odio questa cosa. Allora, cosa possiamo vendere? Vendiamo qualcosina, abbiamo una pepita da vendere, quindi la vendiamo. Chiaramente un attacco speciale, ma permettono l'uso di una sola mossa, questo lo togliamo. Sciarpa seta, se mi trovo a tenere un Pokémon, potenziale mossa di tipo normale, la togliamo. O forse no, non lo so. Preferirei tenermela per adesso. Allora, abbiamo gli eteri che ci servono, i PS su, possiamo tranquillamente darli, tanto non li uso quasi mai e poi, cioè, te li pagano 4.900, quindi non è robetta da nulla. Questo aumenta l'attacco di un Pokémon, quindi me lo tengo. Questo restituisce 20 PS, ma può essere utile per quel poco, ma può essere utile. Le ball, ok. L'MT, qualcuno la possiamo vendere tranquillamente, tipo Grandine. No, aspetta. Centripugno pure, perché non mi serve. Intro forza non... meglio di no. Forza segreta la possiamo vendere. Furto la possiamo vendere. Scippo la possiamo vendere. Attrazione lo possiamo vendere. Allora, abbiamo intro forza, coda acciaio, fossa, palla ombra, trespolo, assorbi pugni, ombra artigli, flash, spennata, che possiamo vendere. Retromarcia, volo surf, forza, spaccaraccia, mulinello, ok. Siamo a posto così, penso. Le bacche, ok. Questi, ok. Ah, possiamo vedere il flauto rosso, tranquillamente. Salvaguardia. Super guardia, scusate. Salvaguardia è una mossa. E ok. Abbiamo venduto tutto quello che potevamo vendere. Adesso scendiamo giù e siamo ben attrezzati per iniziare la torre radio. Che sarà una parte un po' snervante. Sempre se la farò in una sola parte, ovviamente. Ok ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Nella prossima parte andremo a fare la torre radio.
Quindi per oggi è tutto e alla prossima, bye bye. Mamma mia che sorriso smagliante che hai, Madball, sei veramente troppo...